Un altro evento importante che abbiamo seguito nella giornata di ieri è uno dei passaggi decisivi per il completamento di un'opera infrastrutturale molto importante per la regione Lombardia, per la provincia di Bergamo in particolare, ossia la variante di Zogno, molto attesa da tanti automobilisti e autotrasportatori. Il servizio di Marco De Luca. Presidente, oggi è un giorno importante per quest'opera che è stata davvero molto voluta dalla sua presidenza. Lei ha messo sul tavolo la sua presidenza proprio per ottenerla. Sì, io ho fatto questa forzatura con l'allora assessore Cattaneo, che ringrazio e che ho invitato. Non ha potuto venire, ma anche parte del merito è in gran parte sua, ma anche di tutti i parlamentari bergamaschi, degli assessori regionali di allora e di oggi, dei consiglieri provinciali, dei consiglieri regionali. Insomma, ci hanno lavorato tutti. Questo non è il successo della provincia intesa come ente, è il successo della provincia intesa come territorio, come gente che ci ha creduto, che ormai aveva perso la speranza. Da più di 20 anni avevano cominciato a far finta di fare i buchi, ma non c'erano mai stati i soldi. Sui documenti c'era scritto RR, che significa prima o poi te li do, ma il poi non è mai arrivato, e neanche il prima. Quindi finalmente le cose sono cominciate, oggi siamo in perfetto programma. Credo che nel giro di 18, 20, 22 mesi al massimo, perché oltre a fare i buchi poi bisogna fare gli impianti, fare l'asfalto e poi collaudare le opere, quest'opera sarà completata. È importante per la Val Brembana, è importante perché fa parte di un sistema che si sta sviluppando insieme alle tangenziali sud, insieme alla futura Bergamo-Treviglio, insieme alle altre aree come Cisano, dove stiamo lavorando per fare la variante, e poi l'altra variante importantissima che è a sud del Lago d'Iseo, Villongo, Trescore, dove ancora si fanno troppi chilometri e troppe code e troppi semafori. Assessore, oggi è una giornata importante per tutta la valle, questa variante ci voleva? Assolutamente sì, importante non solo per la Valle Brembana, fondamentale per la Valle Brembana, ma importante per tutta la provincia, considerando soprattutto che così da questo riparte il rilancio economico e sociale della Valle Brembana. Speriamo in un ripopolamento sia economico che sociale appunto della Valle Brembana medesima. E allora, opere del genere dimostrano che c'è una politica che sa fare e che sa mettere le forze in campo che funzionano. Beh, direi che c'è una politica che sa mettere da parte tutte le discussioni inutili, una politica che è appunto del fare, non solo del fare proclami, decisamente. No.